quanto tempo si sta? Allora, 4 anni. Da 4 anni che stiamo sviluppando una serie di prototipi avanzati nella versione Wotli 3.0. Stiamo già lavorando sul 4.0. La forma ad H, se tu la vedessi dall'alto, vedi le ali. Questa è l'interfaccia principale della macchina. Questa cosa fa questa macchina? Questa macchina fuori all'aperto, alimentata dal sole, è in grado di fare 3 cose principali: purificare l'acqua da qualunque tipo di contaminazione, quindi anche desalinizzare l'acqua del mare, generare elettricità, e si comporta come un sistema di telecomunicazione avanzato come qualunque smartphone. È un sistema solare, totalmente sostenibile, silenzioso. Adesso ti facciamo vedere qualcosa. Se arriva qui, togli con calma. Enrico. Adesso questa, che cosa abbiamo qua? Abbiamo alla destra un erogatore di ricariche. Questa macchina è concepita per i mercati emergenti, per comunità destrutturate. Certo. Noi stiamo già che non pensando hanno infrastrutture, che non hanno reti. Africa, Sud Asia, Sud America. Stiamo parlando di milioni di persone che non hanno assolutamente nulla. Questa non ha bisogno di nessun collegamento, né con la rete elettrica né con la fognaria, lavora a isola. Qui abbiamo una erogazione di luce, che adesso ti faremo vedere. L'idea è un po' di unire le persone di una batteria che possono poi tornare a casa con della luce e le capacità di ricaricare i propri apparati. Quindi qui ricaricano una batteria e si portano la batteria a casa. Adesso ti facciamo vedere. Okay. E dall'altra parte invece abbiamo quello che sono oggi 2, ma potrebbero essere 50 erogatori di acqua. Adesso ti faremo vedere come funziona. Scavi un pozzo, prendi l'acqua. Ho un pozzo, ho l'acqua del mare, un tubo che arriva, lei si alimenta di acqua imbevibile, qualunque contaminazione, arsenico, cianuro, sale, idrocarburi. Riesce a depurare tutto? Tutto. Quanto ci avete messo per svilupparlo? 4 anni. 4 anni di lavoro, quanta gente? Dipende dalla situazione, dalle 20 ai 30 persone, poi si torna a 20. Enrico, facciamo vedere a Luigi qualcosa? Sì. Questo è Enrico Bulot. Ciao, e ci guida un po' nella. Vabbè. Dagli un braccialetto a Luigi. Ho personalizzato un braccialetto col suo nome, no? Quindi l'interfaccia è unica di avvicinarsi alla macchina, ma nel senso di. Sì. Sì. Eccolo. Checking your authentication. Cosa sta facendo la macchina? Sta verificando le sue credenziali, se forse si vuole un po', perché qui internet qua prende il problema è sempre che è collegato a internet, questa macchina. E come fa nelle aree disagiate? È perché si collega con una rete esistente, anche se è distante a 100 km riesce a prendere il segnale. Ah, ok. E ne fa da replicatore. Acceso perché non vedo che non se lo facciamo prima di là magari. Va bene, fai allora questa, va. Ci identifichiamo qui. Procedo lo stesso procedimento, una caricina. Ecco, ti riconosce, supponiamo che lo credito, e dice riavvicinati di nuovo per concludere la transazione. Indicando quale delle torce è disponibile. Perché fa questo ciclo? Con questa tu vai a casa adesso, no? Ok. Il giorno dopo, quando è completamente scarica, perché l'hai usata a casa, questa funziona con esattamente. Il giorno dopo, quando tu torni alla macchina con un dispositivo scarico, non puoi aspettare che questo si ricarichi. Certo. E allora lei ti dice: prima inserisci quello scarico e poi utilizzerai un altro scarico. Ok, faccio la stessa procedura. Sì. In questo caso una volta sola, perché lui già sa che la macchina già sa che devo restituire una, ne prendo una e metti in carico quell'altra. Esattamente. La metto in carica. Esattamente, con una. Ok. Lui si carica. E questa si riaccende. Mentre questo è comunitario, nel senso non ti appartiene come individuo,
adesso Enrico va a sistemare la cosa, questa invece è personale, okay. Questa è una tua tanica che porti sempre con te, dentro c'è un sistema RFID che combina la tua persona, la tua identità personale con la proprietà della tanica. Se io prendo la tua tanica non funziona la macchina, perché così si aiuta anche a capire, a insegnare alla comunità l'importanza di avere un'etica nel comportamento delle cose. Questa tanica non ha nessun altro sistema di essere riempita se non attraverso la macchina. Perché facciamo questo? Per garantire l'integrità del prodotto. Certo. Non possiamo purificare l'acqua e aspettare che le persone vadano con un secchio sporco. Certo. Se no non ha criterio questo. Certo. E allora quando tu ti disponi di questa tanica, inserendo nella manica, carichi l'acqua e vai. Tutto è digitalizzabile. Questa quando la restituisco, ne prendo per forza un'altra? Sì. Cioè, sempre. Ne prendi sempre una all'infinito. Quindi sempre. Adesso se vi apro andate a buttare esattamente. Esattamente. Funziona? Sì, perché è una batteria. Esattamente. Considera che nel mercato mondiale dell'Africa, per esempio, ci sono milioni di telefoni cellulari che non hanno la possibilità di essere ricaricati. Incredibile. Però ci sono. Ci sono. Cioè, hanno i cellulari. Con un cestino vanno, caricano il bus. Il bus va alla città più vicina e 24 ore dopo aspettano il telefono di carica. Vediamo adesso invece l'acqua. Ok, benissimo. Suggerisci di mettere dentro il numero fino in fondo. Ok, adesso lui. Ma considera che sono 5 litri che sta caricando in tempo reale mentre noi parliamo. E adesso ti facciamo anche assaggiare l'acqua. Come avevo detto prima, immaginatevi che queste bocche possono essere 20, 30, 40, certo. Quindi diventare un distributore. Ma resta così grande il macchinario? Può essere anche più grande. Anzi, nella versione futura sarà più grande, più potente. Sopra di qua abbiamo anche un tetto che gestisce il volo automatico dei droni. Si può integrare con telemedicina. Le future applicazioni sono bagni e docce che si autopurificano. È una macchina che può essere costruita in Italia, quindi beneficiare l'imprenditore italiano, però per persone che stanno dall'altra parte del mondo. Voi l'avete brevettata? È una serie di brevetti, ma la verità non intendiamo proteggere il brevetto. Noi dobbiamo fare una diffusione di sostenibilità, non quella di proteggerci. Dobbiamo spingere. È pronta l'acqua? Arriva. È caduta lì, quindi ci sono pompe per un momento. Ready. Puoi estrarla? Posso? Sì. Dovrebbe essere piena. Sì. E ti faccio assaggiare l'acqua, se vorrai. Vai. E dimmi cosa ne pensi. Sono vivo, quindi. Sei vivo per il momento. Fantastico. Poi proseguire di là, sì, ti faccio vedere tutta la macchina. Questa sono 40 minuti. Qui ci sono delle pompe e dei sistemi di spinta dei fluidi. All'interno di questi tubi solari circola un fluido. Questo fluido si eleva a temperature di 115 gradi, dopo li faccio entrare nella macchina stessa, e questo fluido riscalda l'acqua che per ebollizione si purifica tutti i sistemi di contaminazione. Quindi è una macchina termodinamica. Noi la definiamo computer termodinamico. E dentro ti farò vedere il perché. Perché c'è un dentro, adesso entriamo. Beh, è una cosa che anche dal punto di vista del design è futuristica, dà l'impressione veramente stranamente. Grazie, fa piacere che tu lo dica. È una cosa bellissima. Grazie. Questa è lo stesso. Questo è diverso. Vogliamo dare alla persona, ai visitatori, per esempio, l'idea di altre possibili applicazioni. Questo è molto interessante. Allora la domanda, Luigi, l'acqua si può bruciare? La risposta è sì. Se la scomponi in ossigeno e idrogeno. Certo. Questa macchina fa idrogeno dall'acqua. Ho capito. Quindi tu con l'idrogeno riempi delle taniche, scusate, delle come si chiamano? Bombole come questa. Sì. E le persone vanno a casa e cuociono la propria pietanza bruciando idrogeno. Fantastico. Questo è il futuro, altro che idrocarburi. Certo. Usare l'acqua come un combustibile. E questo scompone. Certo, questo c'è dentro un elettrolizzatore che divide l'ossigeno dall'idrogeno. L'ossigeno va in aria e l'idrogeno viene pompato e può essere inserito dentro. Questo presuppone comunque nelle aree disagiate ci sia acqua. Cioè, tu
devi trovare acqua. Sì, ma può essere acqua marina, può essere di pozzi contaminati, di laghi, di fiumi contaminati. La fortuna sai qual è? Che abitiamo in un pianeta la cui 70% della superficie è coperta di acqua. Non dovremmo avere un problema di acqua. Poi diciamo, questo può essere applicato anche in alcune zone d'Italia. Certamente. Zone d'Italia che non sono ancora servite le isole. Le isole, Sardegna, Sicilia, assolutamente tutto il sud Italia, Puglia, dove c'è sole, queste macchine hanno Perché il principio è che utilizza il sole con i tubi termici. E i tubi termici per il sistema di purificazione, dell'acqua. E sopra il tetto fotovoltaico per la generazione di elettricità. Sono due combinazioni, due tecnologie ibride, diciamo. E oggi è già sul mercato? Entriamo quest'anno e probabilmente avremo un primo cliente a gennaio, importante tra l'altro. Estero? Sì, sì, Giordania, probabilmente saranno loro. Il re stesso, Abdallah II. Complimenti. Vediamo, adesso te ne incrociamo le dita. Sono venuti qui a dicembre proprio. Che poi questo per la cucina, ma anche volendo per l'alimentazione delle automobili, un futuro. Esattamente. Un futuro, no? Esattamente. Cioè, motori a idrogeno. O meglio, pure un generatore di corrente per la casa, corretto, a idrogeno. Corretto, che fa da batteria, che le cosiddette celle a idrogeno. Sì. Che invece di usare il litio usano l'idrogeno. Certo, fantastico. Ma quante, tu hai detto, sono tante tecnologie insieme, ma le tecnologie le avete inventate oppure esistevano già e le avete messe insieme? Questo è stato inventato? No, sono state assemblate una serie di cose. La stessa cosa, certo. Noi siamo la Watley, certo. L'Apple africana. Esatto, lui mise insieme le cose che avevano già sviluppato. Qua. Qui abbiamo uno Steve Jobs pelato, là loro avevano. E questo, se hai una Tesla, una ricarica elettrica, ovviamente, per sempre lasciare. E questi grandi schermi sono un veicolo comunicativo. Non dimentichiamoci che questa macchina non ha la voglia, l'intenzione di competere con dei pozzi d'acqua o con dei sistemi. Questo è un oracolo tecnologico. E un modo per essere un oracolo tecnologico è distribuire contenuti educativi alla popolazione che non ha nulla. Certo. Qui abbiamo milioni di persone che vivono in paesi che non sono connessi alla rete internet, che non vuol dire Instagram o Facebook, ma vuol dire educazione e informazione. Certo, è l'approvvigionamento delle informazioni. Quindi questo può essere utilizzato per comunicare con le immagini. Assolutamente. Poi videocamere, sensori di movimento. Io posso anche far vedere una macchina installata sul telefonino. Puoi vedere l'interno? Sì, e poi magari. Sono contento che sei venuto. Sono molto contento di vedere questa cosa. Me ne avevano parlato, ma non ne avevo idea. È un bel paese di Marocco. Entra. Sì, tutto sicuro. Io passo di qua. Sì. Allora, dove sei adesso? Sei dentro a 5 container che sono stati assemblati uno vicino all'altro e ti spiego velocemente cosa succede. Acqua sporca viene depositata qua, questa è la tanica di raccolta dell'acqua sporca. Acqua sporca intermedia, qui dentro ci sono delle tecnologie a grafeno, una specie di salsicciotto che assorbe tutti gli idrocarburi, cioè tutte le sostanze che vorrebbero bollire prima dell'acqua. Okay. Non puoi far bollire qualcosa insieme all'acqua se vuole bollire prima, se no la bolli e dopo torna a essere liquido e quindi non ti liberi delle incontaminazioni. Una volta che l'acqua è stata liberata dagli idrocarburi, alcol, tutto quello benzene, entra in un bollitore e questo bollitore è la macchina che purifica l'acqua. Lo scarto viene scaricato fuori dalla macchina, supponendo di avere sotto i vostri piedi una tanica. Una volta ottenuta acqua distillata, si deve rimineralizzare. E allora si fa con un sistema, scusatemi, purtroppo lo spazio è ridotto. No, vabbè. E questa è un prototipo di mineralizzatore dove... Sono minerali? Sì, questo è tutto un sistema abbastanza complesso perché c'è magnesio, calcio, il sistema è telematico. Io posso sapere esattamente... No, funziona, non c'è rumore, senti. Solo la ventola della batteria. Qui abbiamo anche chiaramente ozono. Quindi possiamo arricchire l'acqua di ozono che fa bene per il sistema. Quindi noi telematicamente il trattamento vale per qualsiasi tipo di acqua? Qualunque. Cioè è universale. Qualsiasi tipo di acqua inquinata con qualsiasi agente che lo inquina? Qualunque. Fantastico.
e l'output non dipende da quello che metti dentro, come nella reverse osmosi, l'osmosi inversa, perché i filtri hanno sempre una memoria. Se tu metti un tipo di acqua, ti aspetti sempre che l'acqua abbia un certo tipo di caratteristica. Questa invece, l'acqua è sempre uguale, non importa che cosa tu abbia messo dentro, l'uscita è sempre identica, perché è come formattare un disco di un computer, si parte sempre da H2O. Ho capito. Capito? E che impegno di manutenzione ha bisogno? Questa è una bella domanda. Praticamente nessuno, perché la macchina funziona da sola. Adesso, se fosse all'aperto, funzionerebbe con lo stesso rumore, non ci sono parti meccaniche che si muovono a parte le pompe. Certo. La manutenzione è quella di mantenerla pulita esternamente e di avere cura che certi processi, come quelli del sedimento dei materiali, siano gestiti in un certo modo. Sostanzialmente poi la macchina funziona così, da sola, non c'è bisogno di benzina, non c'è bisogno di niente. Per esempio qui non va sostituito niente? No, no, questo dura 10 anni, non c'è niente da aggiungere. Non c'è niente, perché dentro questa tanica qua ci sono delle pietre, sì. E allora simulano le fonti naturali, l'acqua per contatto diretto con i cristalli. Che è il processo naturale. Esattamente. Bellissimo. Questa è una fonte solare. E sopra c'hai i pannelli solari? Sì, sopra abbiamo dei pannelli solari. E poi vabbè, ovviamente i sistemi di controllo. Questo è l'interfaccia. Una delle possibili, questo permette all'operatore Enrico di o sedersi qui e giocare a YouTube oppure gestire tutto il ciclo. Siamo ancora in una fase prototipale, la prossima che faremo vedere sarà ancora migliore. Beh, tieni presente che ci sono comuni, ad esempio in Sicilia, che avrebbero bisogno di questa macchina per le connessioni, perché o hanno acqua che non è potabile oppure non hanno proprio acqua, perché non riescono ad attingere da fonti perché il sistema idrico è seriamente compromesso. E sono sul mare, in alcuni casi. Diciamo. E questo macchinario fornito. E voglio capire una cosa, è in grado anche di attaccarsi alla rete idrica? Assolutamente, certo. Cioè, noi abbiamo visto le taniche, no? Voglio dire invece, è in grado di fare anche da, come dire, da filtro tra la fonte, che potrebbe essere l'acqua marina, e la rete idrica. Esattamente, lo può fare, con alcune declinazioni diverse. Certo. Questa, tu quello che hai visto, è una macchina che ha una certa struttura, perché presuppone di andare dove non c'è nulla. Certo. In Italia non c'è bisogno di costruire una macchina, la integriamo con gli edifici. Certo. Ovviamente. Certo. Noi questa struttura dobbiamo farla, se no come mettiamo i componenti? Ma in un edificio li mettiamo sotto. Chiarissimo. È facilissimo, non si accorgerebbe nessuno di avere la macchina. Cioè, eppure ci prendi le tecnologie e le metti. Esattamente. Incredibile. Ma ha una autonomia limitata, nel senso, cioè l'acqua, quanta acqua può produrre? Beh, dipende dalla superficie, questa macchina ha 5.000 litri, 5.000 litri. 10.000. 10.000, capito? Dipende dall'irradiazione. Questa produce 5.000 litri? Sì. E quanta energia eroga, visto la Tesla, l'attacco Tesla? Beh, questa intera macchina sarebbe in grado di generare elettricità per caricare una macchina per al giorno, caricare una perché macchina è piccola ancora. Certo. Ma se quindi ne avete progettate più grandi? Sì, a voglia. Questa è la media. Grande non ci stava. Astronave. Non ci stava. I soldi sono finiti prima di finire con la grande. È una questione di soldi, capito? La voglia c'è. Sì, tutto noi. Io ho venduto tutto, macchine, moto, case. Cioè solo una giacca. Però sono più contento adesso che ho meno che prima che avevo. Sì, almeno adesso ho una missione nella vita, prima non ce l'avevo. Perché questo comunque aiuta il mondo. Io non sto facendo questo per i soldi, stiamo facendo questo per passare alla storia, che è una missione molto più grossa, ma per un motivo sfondato. Basta fare dell'imprenditore che fa soldi a tutti i costi, distruggendo tutto, certo, la icona del successo. Se perseguiamo questo, sì, siamo finiti. È una icona del successo cannibale, no? Che cannibalizza qualsiasi cosa. Ma tu prima di cosa ti occupavi? Di energie rinnovabili, dal 2007. Ah, ok, quindi comunque stavi in questo mondo. Sì, avevo già la malattia. E questa idea come ti è venuta in mente? Guardando il mare e pensando che 1 miliardo di persone non hanno acqua potabile, e io ero lì al mare e dicevo, com'è possibile che non abbiamo un problema di acqua? E tutti dicono, è perché ci vuole energia per purificare l'acqua. Ma scusate, ma sopra il nostro testa cosa c'è? C'è la più grande centrale a fusione nucleare, gratis e disponibile in tutto il mondo, si chiama Sol. Certo.
Abbiamo adorato il Dio Sole per millenni e adesso nel XXI secolo stiamo adorando gli idrocarburi? Ma no, dobbiamo capire che non è così che propulsiamo il futuro. Certo. È sbagliato. Ma quella tecnologia del nucleo esisteva? Sì, sì, sì. Si può, ci sono tanti accorgimenti che portano rendimenti ad altri livelli. Okay. È tutta una questione di investimenti nella ricerca industriale, non quella teorica. Cioè fare di queste macchine più efficienti, più potenti e più resistenti. E qui fate pure la ricerca? Certo, certo. Che sviluppo fate tutto qua dentro? Qui praticamente il design, meccanica, sì, integrazione di tecnologie, informatica, software, design e via discutendo, con i mezzi che abbiamo. 4 anni non sono tanti. No. Poi immagino ci avrete lavorato notte e giorno, sì, ci è passato la vita. Ah sì, sì, vuoi fare qui con la bomba? Ah sì, come ci vai? Ah così? Guarda con la bomba, un po' più là che così viene in mezzo. Ne facciamo una con Marco? Sì, Marco, vieni. Marco, vieni anche tu. Che da questa parte tutti assieme magari vai, diciamo vai, fate, fate voi due, diciamo così, io vi abbraccio, eccolo, okay. Grazie, grazie, grazie a voi. Andiamo, non ci dai il 6 di marzo e fare una foto perché hai detto quanto ci può, no, non dire, non dire. Adesso facciamo grazie anche a me, salino su uno anche a noi, anche a noi. Io penso che siamo l'unica forza politica che stia selezionando in questo momento le liste bloccate con un metodo di consultazione degli iscritti. E è veramente assurdo che le forze politiche ci prendano in giro su questo quando loro le stanno decidendo nelle segreterie di partito. La sfida che lancio è come gli altri partiti stanno selezionando i candidati nelle liste bloccate. Noi lo facciamo consultando i nostri iscritti. Grazie. Andiamo. Quindi abbiamo Carlo Petrini, per esempio, fondatore, certo, del Go Food. Come non ci sono stato lui. Jeremy Renner, l'attore hollywoodiano degli Avengers. Jeffrey Sachs, per esempio, economista, sì, e sì, advisor delle Nazioni Unite. Alessandra Cousteau, la famosa nipote di Cousteau. E poi... Dove sei? E qua. Eccolo. Fantastico. Allora se vuoi... Aspetta il calendario completo. Grazie, bellissimo. La peculiarità di quest'anno è che sono 17 foto e quindi non dura un mese, ma dura 21 giorni. Bellissimo. Quindi questa è la peculiarità del foto. E ti hanno chiamato loro? Va? Sì, sì, vedi. È un bel riconoscimento. Sì, fatto anche da un fotografo. Vediamo se è un nuovo. Questo è il fotografo. Lui ha fotografato con Putin, sì, è famosissimo questo, certo. Platone ha fatto le fotografie di Gheddafi, di tutti i più grandi uomini della terra. Ma
hai tutto dentro la scatola. Ah, ok, se appoggio qui. Accomodate, per favore. Un ringraziamento a tutti per essere venuti, innanzitutto. Grazie a te. Questa è una chiavetta e dentro è un SD, se non vai a portarla, appunto ci sono delle, cioè, ci sono dei materiali. Raccontaci un attimo come è iniziato. 4 anni fa a Barcellona, vivevo a Barcellona, mi rendo conto che l'acqua e l'elettricità sono, e l'energia sono due variabili della stessa equazione, e ho pensato che dovevo occuparmi del problema dell'acqua perché non è stato, a mio avviso, non si sta trovando la soluzione adeguata, perché l'approccio è industriale. È solo quello di mettere un centro di produzione dell'acqua centralizzato e distribuire poi l'acqua. Poi in Italia noi abbiamo la sensazione di vivere in un paese moderno, ma avete mai provato a bere l'acqua dei rubinetti? No, certo, il controllo dell'acqua. Infatti siamo il più grande consumatore di acque minerali d'Europa. E questo cosa comporta? Che poi ci sono trilioni di plastica, di molecole di plastica, sì, nel mare. Certo. C'è la questione delle microplastiche che noi abbiamo affrontato anche ultimamente in Parlamento. Esattamente. Oggi i margini di sviluppo di questa tecnologia quali sono? Sono esponenziali, perché quello che tu vedi è come se vendessimo un dinosauro ancora. Sì, nei prossimi 4-5 anni con l'artificial intelligence, stampe 3D, materiali avanzati, capacità di integrazione logistica tra paesi, queste cose qui faranno ridere fra qualche anno, purché ci sia chiaramente un interesse industriale dietro, perché una startup come la nostra non può fare altro che dare un buon esempio, ma ci vuole un motore propulsivo. E quante persone hanno lavorato allo sviluppo? Beh, una quarantina almeno, perché c'è di tutto qua dietro. Quella macchina rappresenta soltanto una struttura, ma dietro la struttura ci sono i codici, il software, i linguaggi, cioè, i video. Tutto sviluppato da zero. Da, no? Zero, da zero. Oltre ad assemblare tecnologia. Zero. Ho capito. E oggi, quanto è costato lo sviluppo? Allora, in genere non è anche costato tanto, saremmo forse arrivati a 2,5 milioni in 4 anni, non pagando la gente, ovviamente. Dov'è Enrico? È andato via. Quello grande. È andato a farti caos. Ma lavorano col cuore. Grazie all'Europa, però. Non prendiamoci in giro, grazie all'Horizon 2020. Tu sei entrato nel progetto Horizon? Sì, abbiamo vinto la fase 1 e la fase 2 e ci hanno dato 1.410.000 euro a fondo perso. Se non, senza quello non si sarebbe poi andato, non si sarebbe arrivati a questo punto. Quindi grande Europa che ha avuto il buon senso. E che avete fatto? Poi avete dovuto rendicontare, certo, quello che avete speso fino all'ultimo euro. Fino all'ultimo e euro, mi sembra corretto. E raccontare il progetto, cioè spiegare gli stati di avanzamento del progetto. Esattamente. Quel libro lì bianco che vedete è la prima parte, stiamo redattando la seconda, perché giustamente è finita. E abbiamo fatto un altro libro, ancora più grosso di quello, perché sono due fasi di report. Questo ha praticamente un anno e mezzo. Eravamo un anno e mezzo fa, eravamo in questo punto, dove si spiega esattamente tutto quello che stiamo facendo. Come funziona? Tutto. Questa è la visione dall'alto, vero? Sì, sì, esatto. Questo è il primo prototipo. Il secondo, ne ho fatto diversi. Adesso vi faccio vedere anche il quarto, se lo trovo. Però sì. Facci vedere. È stata smontata, rimontata, smontata, rimontata. Questa macchina viene dalla Puglia, è andata a Trieste. Perché in Puglia? Perché è là che abbiamo la industria. Ah, ok. Sì, sì, ci vuole un'attrezzatura per portare queste, no? Cose. Sì. Cioè, per svilupparla vi è servito un impianto industriale? Eh sì, perché stiamo parlando comunque di 30 tonnellate esposte. 30 tonnellate? Eh sì, nel suo complesso. Questa è piccola, questa, no? Questa qua. È piccola. 30 tonnellate e poi si smonta in pezzi e li trasportate sul camion? Sì, no? Camion standard, non trasporto, cioè, eccezionale. Ah, non trasporto eccezionale. Guarda, cadiamo a Fagiolo, qui la sede pugliese, vista da fuori, e poi vi faccio vedere il Watley 4 che dovrebbe essere, se ho avuto l'accortezza. Non l'hai scelto tu? Sì, Watley vuol dire, è la fusione, questo è il 4. Di acqua. Questo è il 4. Vedi, questo sei tu. Quindi è abbastanza grande. Quanto pesa questo? Questo qui peserà un'ottantina. Un'ottantina di sì. E dentro c'è tutto. Bagni, docce, solari. Infatti è un palazzo sostanzialmente. Sì. Tutto container, eh?
tutto modulare. E si assembla a moduli. Sì, questo, per montare questo ci vuole una settimana. E le professionalità esistono già per montarla, sì, per fare... Sì, sì. Qui siamo, tra l'altro, questo prodotto, io penso, non sono un economista, e ho sempre pensato che cos'è che può spingere l'economia. Di solito ci sono i macro settori, energia, chimica e automobilismo. Ma con l'automobilismo sappiamo che adesso sta crollando, sì, perché non si può vendere 5 macchine. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare un nuovo paradigma industriale. Dare lavoro oggi agli italiani non è quello di chiamarli a lavare la strada, ma è quello di fare ingegneria e design. Ma di che cosa? Di auto? E chi le compra? Perché non facciamo macchine di questo tipo e le vendiamo ai paesi in via di sviluppo, Brasile dove sono nato, Sud America, Sud Asia? Costruiamo industrie qua. Certo. Qui dentro c'è tutto, ci sono tubi, metalli, acciaieria, plastica, stampe. C'è tutto, c'è un settore industriale che lavora dietro queste macchine. Bisogna soltanto dire agli industriali: guardate che i tuoi tubi o o la tua lega leggera non serve più per fare i cerchioni delle gomme. Vieni, certo, e fammi la porta di accesso al lavoro. C'è qualcun altro che sta sviluppando tecnologie simili? No. Siete gli unici? Se tu cerchi Google e scrivi computer termodinamico, sei l'unico. È l'unico. E non so per quanto tempo. Perché tutti si aspettano che le grosse innovazioni vengano da fuori. Non stiamo facendo altro che imitare le start-up americane. Certo. Le facciamo qui cercando di... Ma perché non prendiamo in considerazione il fatto che per una volta probabilmente siamo noi a poter insegnare qualcosa? Tu hai detto che non vuoi proteggere il progetto. Ma non me ne frega niente. Io voglio che la macchina si diffonda. Qualcuno dice, ma se te la copiano... È una buona notizia. Vuol dire che sta funzionando. Grande. Con chi altro avete rapporti? Cioè, la state pubblicizzando dove? Allora, adesso... Cioè, come funziona la rete di diffusione del progetto? Adesso è una costante comunicazione sui canali di internet, dove l'interlocutore finale è di solito magari l'imprenditore africano che vede e che ci contatta. Okay. Infatti siamo in contatto con la Giordania, Senegal, Nigeria, Marocco, Libia, Arabia Saudita. Tutti aspettavano di finire questa macchina, di vedere questa macchina. Questa macchina è stata presentata a fine d'ottobre, poi con la fine dell'anno, sì, a Trieste. E quindi noi abbiamo pensato, ho una foto a farti vedere da di Trieste, e poi quindi ho pensato che è giusto con gennaio che cominciavamo. Certo. Pensa che sei venuto qui ed è il 3 del gennaio, certo, è iniziato subito bene. No, te lo auguro, insomma, lo spero vivamente. No, tu sei... più che ben gradito, perché grazie. Altre figure politiche non sarebbero state così gradite, te lo dico fuori dai denti. Dov'è che è qui? Questo è proprio a Trieste, vicino al porto. No, qui davanti c'era il mare e purificavamo l'acqua davanti mare? Alla gente, la gente non se ne rendeva. Quindi questa prendeva acqua dal mare? Sì, l'acqua era... E la gente beveva acqua di mare? Sì, sì, ma non sapeva. Non lo sapeva mai. Ho capito. Dicevi gli imprenditori, perché l'imprenditore la vuole acquistare in Africa? Perché? Allora, supponi che, guarda, addirittura Firenze, addirittura coprire l'Apollo, però si vede comunque. Sì, sì. Prossima volta faccio vedere. Questo non c'è niente. Sì. Qua ci sono 3.000 persone. Il governo di queste 3.000 persone non può dare struttura, infrastruttura, perché costa troppo servire 3.000 persone con dei cavi e con delle pipeline. Certo. Arriva Watley, si monta. Una volta che si inizia da qua, questa macchina genera dei servizi che possono essere pagati. Quel credito che tu hai visto sullo schermo, che diceva tu hai, sì, di Watley, immaginati un'applicazione che ti scarica dei crediti. 20 centesimi, 30 centesimi. Okay. Ecco come l'imprenditore acquisisce la macchina, la paga a 1.000.000 e si aspetta che questa macchina si ripaghi con la vendita dei servizi in un anno o due anni. Chiaro. Dura 15, ecco che diventa una vending machine. Questo è il business. Quindi, dici 15 perché dopo 15 che succederà? Dopo 15 arrivano gli UFO, veramente, perché la tecnologia sta andando talmente veloce, certo, che oggi pensare che questa macchina rimanga intatta e uguale per 15 anni è impensabile. Mi costerà una frazione di investimento dare a fare
contento il cliente sostituendo i componenti. Infatti io questa macchina la chiamo anche liquid hardware, dove l'hardware si aggiorna come una software. Certo. E questo è modulare. Il Watley 4, se tu me lo prendi oggi e mi dici: Marco, mi servono due bagni. Dopo un anno mi dici: sai, mi fai un centro di telemedicina? E noi bagni non ti servono più? No. Tiri via il modulo, metti un altro, la macchina rimane, ma hai sostituito solo un modulo. Quindi è modulare. Certo. Comunque è un paese dei balocchi, fai di domande per ora. No, perché poi la cosa è, tu ovviamente mi parli delle aree disagiate nel mondo, però io mi sforzo di pensare anche all'applicazione qui in Italia di tutto questo, perché sono delle tecnologie che comunque in alcune aree del paese servono, in qualche modo riuscirebbero a bypassare un problema che è di facile soluzione in Italia, ma non si riesce a risolvere. Cioè, l'approvvigionamento idrico di interi agglomerati urbani ha seri problemi in diverse parti del sud in questo momento, e per quanto si dica bisogna fare dei lavori di sorgente e così via, non ci si riesce. E allora, morale della favola, ci sono autobotti che girano e forniscono acqua ancora alle case che a rotazione anche di questo periodo in diversi quartieri sono senza acqua. Pesa. Ma te lo assicuro, cioè, ma non stiamo parlando di paesini sperduti, stiamo parlando di agglomerati urbani vicino Palermo, agglomerati urbani vicino Reggio Calabria. E di questi tempi, non ad agosto, stanno facendo la rotazione idrica. Cioè, abbiamo dei sindaci nostri che hanno dei problemi e non hanno i soldi per fare gli investimenti e quindi attingere da una nuova sorgente. E l'altro problema è che comunque la gestione di queste reti molto spesso è regionale, quindi il carrozzone che la gestisce è in default, e quindi non riescono a fare l'allaccio idrico per fornire ai quartieri l'impianto idrico. Questa cosa poi genera un business, perché è il business molto spesso di privati che fanno almeno i vettori dell'acqua. Ora, non dico che siamo nelle condizioni per cui l'hai progettata, però molti di questi comuni di cui ti parlo sono sul mare, hai capito? Incredibile. E hanno bisogno di prendere acqua non so da quale sorgente e portarle con le autobotti nel centro città, dove ci sono dei punti dove la cittadinanza deve dimostrare che l'ha presa solo quel giorno con un cedolino, e allora può prendere le taniche. Questo avviene nel 2017 in una delle potenze del G7. Qualche volta ci andiamo a fare un giro, perché te la devo far conoscere. Porterò una bottiglia d'acqua con me. Ma guarda, io ovviamente non voglio parlare male del nostro paese, però ci sono delle aree veramente in difficoltà sull'acqua, e unito al problema dell'inquinamento. Pensiamo ai PFAS in Veneto. Cioè, tu hai un raggio d'area del Veneto di 300.000 persone che abita su una falda acquifera che è stata inquinata dai PFAS di un'azienda di concerie, cioè scarti di concerie, queste cose qui. Il nostro sindaco di Sarego, che è Vicenza se non sbaglio, ha dovuto chiudere i pozzi, cioè loro non possono più attingere acqua dai pozzi, li ha dovuti chiudere. Tu mi hai parlato della tecnologia che è in grado di purificare qualsiasi tipo di acqua. Assolutamente. Sai qual è? Bollire l'acqua. Sì, ho capito. Qualcuno mi dice: hai scoperto l'acqua calda? Io certo. È proprio così. Certo. E allora, se io ho scoperto l'acqua calda... Però poi la rimineralizzi, gli dai di nuovo le qualità minerali. Ma con Marco, ti ricordi che parlavamo di questa cosa? Perché scoprire l'acqua calda non è sufficientemente interessante, e parlano tutti di osmosi inversa, ma la risposta è semplicissima, signori, che la reverse osmosi è patentabile, e quindi ti fanno pensare che quella tecnologia è la unica veicolo di risoluzione del problema. Perché? Perché detengono un know-how che poi è fittizio, perché di brevetti sulla osmosi inversa ce ne sono mille. Certo. E nessuno ti dice che bollire l'acqua è quello che serve, perché non sanno come fare i soldi. Certo. Perché bisogna essere molto creativi per fare i soldi su qualcosa che apparentemente è gratis. Facebook non ti ha mai fatto pagare nulla, ma ha fatto i soldi perché ha capito come farli. Certo, perché lì il prodotto sei tu. Esattamente. E qualcuno mi dice, ti ricordi che ne parlavamo anche tu con Francesco, e parlavamo, ti ricordi Marco che dicevamo: com'è possibile che qualcuno non capisce il modello di business di Watley? Allora te lo spiego. Acqua salata, valore zero. Sole,
valore 0. Li combini, acqua pulita, valore 1. Certo. Non hai capito? Allora ripeto, non c'è nulla a fare i soldi. Certo. Questa roba qua, se fossi in mano, non a me, ma a qualcuno con una, delle cose, delle spalle finanziarie più grosse, questa cosa sarebbe partita. Ma venture capital non si riuscirà a trovare niente, c'è poca roba. In Italia c'è poca roba, io voglio fare questa azienda in Italia. Tutti mi dicono che sono fuori di testa, è vero, hanno ragione. Posso capire, ce l'hanno detto in tanti. No, ma il tema degli investimenti, cioè puoi anche attrarre investimenti esteri qui in Italia, no? Assolutamente. Ma hai avuto persone che senza sapere? No, per il momento no. No, per il momento ho avuto qualcuno che in tempi passati voleva speculare, cioè arrivare a fare il padrone di casa. Certo. E io gli dicevo, guardate che non state comprando la Watley, voi state comprando me. Senza me la Watley non va da nessuna parte, è troppo piccola ancora. Quando sarà grande, io posso anche andare in pensione, andiamo a giocare, a, non so, se giochi a golf o qualcosa. Ma adesso hanno bisogno di me, come l'Italia di te, quindi non dobbiamo andare in pensione, no? Ma a proposito di Italia, ma qualcuno si è fatto vivo dei ministeri? No. Nessuno proprio? No. Nonostante la presentazione che hai fatto, nonostante hai preso i fondi di Horizon, non si è fatto vivo nessuno? No. Ho capito. È un buon segno? Diciamo la notizia se si facevano video, quindi credo che siamo in linea con quello che... Però il tema è quello che dicevi tu, ormai esiste una religione anche nel trattamento dell'acqua, esiste solo una convinzione, non esistono altre alternative. E poi comunque tutti sanno che questo è il nuovo business, quindi le grandi guerre si combatteranno per l'acqua, ma ce lo dicono anche rapporti militari che sono stati fatti da potenze nel mondo. Quindi oggi il tema su questo è se tu riesci a risolvere questa questione con una tecnologia tra virgolette a basso costo, ma soprattutto con una tecnologia autonoma, che la forza di questa cosa tu la metti lì e fa tutto da solo. Tutto da solo. E che è un veicolo, non dimentichiamo, cioè, lo so che l'acqua cattura l'attenzione, sì, perché uno dice cavolo l'acqua, ma non dimentichiamoci, è un sistema integrato di tecnologie. Domani tu sei in una comunità in Africa, parlo di Africa per fare un esempio, non hai la possibilità di sapere se c'è un'epidemia di Ebola, non hai la possibilità di vedere come somministrare i medicinali, questa macchina, arrivano dei droni, non atterrano sulle proboscite degli elefanti, arrivano sul tetto, si ricaricano, lasciano il loro medicinale. Un medico di Milano può guardare l'occhio di una bambina africana in via remota. Ma i droni quelli avete sviluppati voi? No, no, ma esistono. Però esistono già. Non hanno gli aeroporti, fanno tutti gli aerei, ma non sanno dove atterrare, un po' la metà. Allora io, rispetto, come l'acqua, ho detto, ma scusate, facciamo noi l'aeroporto. Che è questo. Esattamente, 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 ti faccio vedere una foto dall'alto. E uno dice, ma fa tutto. Hai un'immagine di quando... Ah, guarda. Vedi? E qui si ricarica anche, volete? Certamente. Ed è protetto dal vento perché entra dentro una capsula. Ma hai delle foto di quando l'avete assemblato, smontato? Foto ne ho. Il video abbiamo. Il video? Dai, faccio vedere. Vediamo, vediamo. Datemi un secondo, sì, ragazzi. Sì, no, ma figurati. Vediamo. Nel frattempo... Sì. Posso dare un po' di acqua, succo, caffè? Ah, dei pasticcini, mangiate per favore. Ma li abbiamo pagati per un motivo. Ah. Qualcuno per uscire da te? Sì, grazie. Ci hai chiesto un po' di acqua. Non vedevamo gli occhi. Ritengo in giro stamattina, stavo un po' stanco. Dici poi... No, mi avete un po' d'acqua, sì. Eccolo qua. Abbiamo una marea di video noi. Questo cliente, vedi? I camion arrivano. Quanti camion sono? Questi sono, erano 9. 9 camion. Sì. E la gente è lì a Trieste dicendo cosa zelo? Che cos'è? Che questo una settimana per montarlo tutto. E poi chiaramente l'afflusso di persone che sono venute a visitare la macchina.
Ma se l'Italia facesse cooperazione internazionale investendo soldi in questo, cioè la cooperazione internazionale può essere anche utilizzare questi macchinari e installarli nei paesi dove si vuole fare cooperazione? Questa è una macchina che ha una grande cosa rispetto ad altre, soluzioni valide. Questa è molto mediatica. Certo. Qualunque partito, qualunque istituzione che costruisce macchine del genere, per il loro design, per la loro, sai, questa cosa dell'immaginazione, non passa inosservato. Non è l'articolo abbiamo dato l'acqua a, e tutti vogliono capire che cosa, certo, cosa fa sta macchina. Questa macchina messa in un hangar a San Giorgio di Nogaro la vede gente che sa che esiste, ma mettila in una situazione reale e vedrai che tutta la comunità mondiale ne parlerà. Chi è stato lo sponsor? E da lì partirebbe tutto. E io infatti sto aspettando questo evento, no? Il primo cliente che una volta che presenta la macchina, le UN, la razza mi ha chiamato, non ho ancora messo una macchina fuori all'aperto, mi ha già chiamato. Quando queste macchine saranno fuori, per questo penso che ci sia tanto che si può fare assieme. Perché la gente ha bisogno di mediaticità, però di messaggi nuovi. Ma sai, questo è anche un sogno, no? È il sogno, è il tuo sogno che si è realizzato, ma diventa anche un'idea di mondo diverso che con le nuove tecnologie riesce anche a saltare dei processi che noi abbiamo dovuto fare per arrivare a quel livello di autonomia idrica, autonomia elettrica. Invece qui hai una tecnologia in bel mezzo del nulla che riesce a servire le popolazioni, a migliorare la qualità della vita di interi popoli. Esattamente. È questo che è affascinante. Ma anche con l'ESA avete lavorato? Sì, sì, perché l'ESA ci ha selezionato perché giustamente per lo sviluppo del software di gestione del volo dei droni. E quindi loro sono interessati. Perché a il software è vostro? Sì, è certo. Ah, ok. È di quello lì. Sempre tuo. Sempre lui. Volevo solo farti vedere una cosa brevissima, che perché siamo stati in Africa, forse chiaramente porto avanti la cosa, siamo stati sul Discovery Channel e qui abbiamo portato il Wotley piccolo in Africa e ti faccio vedere le scene dove, ecco qua, questa è la parte finale dove avevamo portato, sì questo sono io, e siamo andati in Africa 2 anni fa, 3 anni fa, con la macchina più piccola. E queste persone erano qui da 2 giorni, eravamo arrivati e stavano aspettando la macchina che purificasse l'acqua. E questo è l'ultimo giorno. E io dico qui, immagina se avesse fallito la macchina, prova a spiegargli come mai non funziona. E qui non sapevo neanche io se funzionava perché perché non sapevamo se l'irradiazione era stata sufficiente quando è uscita l'acqua e quello che hanno messo dentro. Sì. Vediamo. Qui eravamo, dovrebbe essere. Questa è l'acqua che mettevano, questa è l'acqua che loro bevono. Qui. Porca miseria, scusa. No, con calma. Grazie. Ah, ecco perché ero preoccupato. Arrivo in Africa, piove. Avevamo 3 giorni. Infatti ho detto, è una macchina solare, non è una barca. Quindi io qui lo dico. Cioè, si mette male, ero preoccupato. Perché a 3 giorni avevamo. Non è che la troupe sta a legge di male. Questo. Qui col furgone, figurati in mezzo all'Africa con le ruote. Questa è la piccola, piccolissima. Sì, sì, piccola, sì. Quanti litri fa? Questa faceva 150 litri. In Ghana. Eccolo qua l'acqua che bevono. Questa qua bevono. Noi non possiamo berla, se no andiamo in dissenteria pura subito. E questo è un po' il discorso. Fammi vedere quando la accendi. Ma che loro che fanno? Ah sì, è la parte finale. Praticamente qua la scena finale.
And what we are waiting for today, we need to see clean water out from this machine. So that's what we are looking forward to see now. Adesso qui l'accendo. Here we go. Lots of people. Hi everybody. Hi everybody. A little bit stressed right now. Few minutes from. Che dico, sono stressato perché siamo a pochi minuti dalla verità. This is a very important moment because today we are gonna have. Questo è il capo tribù. And right at this machine, and the cool machine. Suddenly, I had all the community around the machine. E dico, waiting for it. Imagine it failed. Se la macchina non funzionasse. Try to explain these people why. Let's see. No, ma io me la stavo facendo addosso. Sì, Adesso qui rido, ma là no. E questo è acceso, hai visto? La pompa e basta. Yes. You see? Non ci credo. Sì, sì. You know, actually, getting water was wow. It was a relief. You remember how was the water yesterday? Try this one. Very nice. Thank you. Bellissimo. Sì, quella è la piccola. Quindi, the first step. Are you happy? Yes. La V. The smile of Selena on the other kids. Questi sono dei bei momenti. Bellissimo. Sì. Speriamo di. L'hai lasciata lì? No, l'abbiamo portata dietro. Sì, perché costava 60.000 euro e comunque costituisce un passo. E io ho promesso loro che sarei tornato. Sì? Sono già in ritardo di un anno. Speriamo di poterlo fare. Comunque il tema sono solo i capitali, per lo sì. Sono soltanto i capitali. E qui vedi, dice, Marco sta pensando di fare quella grande. E non è che la sto pensando perché qualcuno quella dice, grande è questa che è quella lì. Però adesso stai pensando di fare quell'altra ancora più grande, no? Sì, sì. Fantastico, comunque veramente incredibile. Sì, qualcuno dice è una bella idea. No, aspetta, no, non è un'idea, perché se tu alzi il piede io ti faccio cadere la macchina, ti fai male. È un'idea che pesa 30 tonnellate, non è più un'idea, è una realtà. Questo è un progetto che dovrebbe finanziare il Ministero dello Sviluppo Economico, cioè questa è una cosa che dovrebbe finanziarti il governo, solo che ho anche paura a dirtelo, perché poi quando il governo entra in queste cose, questi governi qua quando entrano in queste cose sono capaci di distruggere tutto. Però fatelo voi allora. Lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare insieme, veramente. Ora al di là del momento di oggi, sentiamoci, perché qua c'è un mondo pazzesco che hai creato, che lo dobbiamo sviluppare insieme. Guarda, mi fa molto piacere. Perché lo Stato dovrebbe investire su queste cose qua. Tu non hai idea di quanti soldi si vuole. Ma solo per dirti una cosa, 13 miliardi di euro ogni anno in incentivi agli idrocarburi. 13 miliardi. Se te ne do uno di quei 13 miliardi. Mi crescono i capelli. Hai capito di che stiamo parlando? All'anno, invece te ne do uno una tanto. Di questo stiamo parlando. Girano così tanti soldi su energie, modelli energetici, modelli di sviluppo obsoleti, abbandonati, che si continuano a finanziare per mantenere in piedi quel mondo lì, e ti rendi conto che poi intorno sta passando di tutto. Non è la prima, questa è una cosa veramente emozionante, perché tu prendi le tecnologie e le metti a servizio dell'essere umano per la sua felicità e per la sua qualità della vita. Però in generale, ovunque stiamo andando, noi stiamo vedendo un mondo che è quello dell'innovatore, della persona innovatrice, che sta andando a 200 km orari mentre la politica va a 10. E mentre noi discutiamo ancora di meccanismi obsoleti per approvare leggi, intanto voi con risorse limitate, senza risorse che vengono dallo Stato centrale, a volte si attinge per fortuna a progetti come Horizon o altro, state sviluppando le tecnologie che ci portano avanti di 30 anni. Però il bello è che di questa cosa non se ne può vantare lo Stato, no? Però a volte lo vedi pure che se ne vanta, ha il coraggio di vantarsene. Invece oggi
dovremmo cercare di fare squadra. Su questo bisogna superare le resistenze. Resistenze da una parte di interessi, dall'altra parte culturali proprio della politica. Perché una cosa del genere... Io prima ho incontrato un altro innovatore che ha progettato un sistema di... Humanoid, hai sentato? Sì. E a Humanoid ho incontrato quelli che hanno progettato l'altro sistema, come quello dei fulmini. Defend it. Loro hanno anche progettato con la fibra ottica un sistema di illuminazione dei cimiteri. E mi diceva, in Italia spendiamo 1 miliardo di euro per l'illuminazione dei cimiteri, io lo porto a meno dell'1% di quello che costa, con un sistema di illuminazione a fibra ottica che banalmente, banalizzo, ne capite più voi, riflette una sola fonte di luminosità, no? Sì. Di illuminazione. Dice che è andato dai comuni a proporlo, per dire abbassate... E i geometri dei comuni dicevano no, non è possibile, ci stai tirando una sola, non si può fare questa cosa qua, no? Poi allora dice ve lo dimostro, lo mettiamo in pratica. Veniva lì, no, ma questi conti sono tutti sballati, non è possibile. Quindi alla fine lui ha detto io ho un'invenzione tra le mani, l'ho brevettata, la volevo dare, ovviamente lui diceva io fornisco le tecnologie alle aziende che poi partecipano agli appalti, non partecipava lui, certo, all'appalto direttamente. È un'invenzione fallita perché la politica non ci crede, ma non crede che sia possibile. E in altri modi, in altri versi, o non crede, o se ci crede, lo vede come una minaccia. Ma lui diceva, hai capito che possiamo liberare centinaia di migliaia di euro dai bilanci dei comuni perché stanno spendendo in illuminazione in un cimitero? Mi parlava del caso di un comune, insomma, in Emilia Romagna, molto grande. È un business mai morto quello lì. Esatto. Guarda, io non posso che ringraziarti perché ci hai fatto vedere lo spaccato di mondo. Sappi che l'hanno visto migliaia di persone in diretta adesso, che hanno 2000 persone in diretta che seguono le nostre live, quindi saranno 100.000 in tutto che avranno visto questo video di qualche ora, di un'oretta. E veramente, ora al di là di tutto, al di là della campagna, teniamoci in contatto perché siete persone belle, fanno delle cose belle. E quindi complimenti da parte di tutti, veramente, io te lo dico emozionato. Grazie tanto, grazie Marco, grazie a tutti, grazie a tutti di essere venuti e spero di vederti il 19. Assolutamente. Abbiamo...